Oggi su Televid Italia un'intervista particolare perché in collegamento abbiamo lui, Marco Mengoni. Ciao Marco, come stai? Ciao, ciao a tutti, come va? Da noi benissimo, per noi è una grandissima sorpresa oggi averti qui. Tu come stai? Io bene. Adesso sei bene, in giro, è un periodo un po'... Io lo chiamo un periodo un po' fermo perché non... Abbiamo queste date e sono troppo poche, in verità. Infatti. Mi accendo, mi sono acceso, però in verità dura poco, quindi sono un po' arrabbiato. Impegniamoci, facciamo più date, che ti vogliamo vedere qui in Germania. Ma magari, io ne farei altre 40.000. Cioè come... Beh, forse però ho bisogno anche di un periodo un po' di stacco e di sapere un po' che fare nel prossimo futuro, quindi forse è anche meglio così. Una volta che inizi a fare, non un tour, però diciamo delle date, ti accendi un po' e vorresti farne altre 40. Altre 40. Ricordiamo che il 2016 è stato un anno di grande successo per te. Dopo l'incredibile tour sold out in Italia, hai chiuso il 2016 con il tuo primo tour europeo. In Italia oramai hai già un grande successo, invece farsi conoscere in Europa come primo tour è praticamente come ricominciare. Come hai vissuto il fatto di rimetterti in gioco? Allora, per me il fatto di rimettermi in gioco, ma anche lo faccio anche io qua, cioè in Italia, anche se poi sei ovviamente un po' più consolidato, devo dire che la cosa più bella è poi andare alla ricerca di cose nuove e cerco di modificare, di cambiare anche ovviamente la mia musica e la direzione della mia musica, quindi non mi spaventa mai cominciare da capo. Secondo me è anche eccitante, cioè nel senso è ti metti ancora una volta alla prova, è come non tra virgolette non morire mai, cioè nel senso rigenerarsi continuamente, quindi per me è andato benissimo, cioè e poi oltretutto in Europa come abbiamo fatto è andato più che bene, cioè è stata un'esperienza incredibile. Io non mi aspettavo dei feedback, comunque non mi ero fatto delle però sta andando alla grande, anche qui in Europa fosse un'esperienza bella, cioè che apportasse alla mia musica un qualcosa, alla mia persona un qualcosa, e lo ha fatto, quindi le nuove esperienze portano cose belle nella vita. Non mi posso troppo lamentare. Poi alcuni mesi fa, infatti ti abbiamo anche avuto qui in Germania, come hai detto tu, poche date, due date, il 6 dicembre a Offenbach, Francoforte, e il 15 dicembre a Colonia. Qual è stata la tua sensazione quando hai cantato per la prima volta davanti a un pubblico non solo italiano? Ma guarda, io mi aspettavo, c'erano quasi un po' di aspettativa. Ovviamente essendo il primo tour avevamo pensato che dall'Eurovision eccetera comunque tanti fossero gli italiani al concerto. Sì. Quando sono poi salito sul palco e ho avuto poi il feedback reale di quello che succedeva, ho visto anche tante persone che non è che sapessero benissimo i testi o comunque che cantassero in italiano però un po' strano, diciamo. E ho avuto veramente poi la cosa di dire ma non sono tutti italiani, cioè ci sono dei tedeschi, cioè, non sanno cantare bene in italiano. Però sono lì, loro... Sì, no, dicevo, ho la pelle non adesso, perché comunque pensare magari sono di generazioni o sono anche semplicemente persone nate e cresciute in Germania che hanno ascoltato la mia musica, che ovviamente non sanno bene l'italiano, che però hanno imparato dei testi o comunque delle frasi, che ne so, dei ritornelli. E quindi vedere delle persone che cantavano un po' strano i miei testi è stato incredibile, cioè non me l'aspettavo, cioè, immaginavo fossero molti più italiani, invece abbiamo avuto dopo i feedback che non erano proprio tutti italiani, lì è una vincita per me, per noi, per il mio team. Certo. Bene.
Invece il 2017 ti ha portato prestigiosi inviti dove canterai nei più importanti festival open air in Europa. Pochi giorni fa, il 21 di luglio, hai rotto il ghiaccio con l'esibizione Alive at Sunset a Zurigo, e il 13 agosto sarai a Zofflingen e il 29 agosto qui a Bochum, dove ti esibirai live con il brano Die Onde, Sonder Remix, che in Europa ha già ottenuto un grande successo. Te l'aspettavi tutto questo successo in così poco tempo? No, te l'aspettavi no, perché ho deciso da un po' di anni nella mia vita di vivere senza aspettativa, perché l'aspettativa poi ti porta ad un magari a rimanerci anche male. Che male, sì. E quindi ho detto, vabbè, quello che noi facciamo delle cose e quello che poi prenderemo un domani sarà tutto ovviamente positivo, perché anche dalla più piccola cosa a quella più grande sicuramente ne rimarremo contenti. Giusto. Non facciamoci la testa prima di noi, come dice l'Italia. Non ce l'aspettavamo, anche perché ovviamente questo featuring è andato un po' così, cioè non è stato prestabilito o è venuto un po' così naturale. Naturale. E quindi è uscito fuori un bellissimo brano, eh? Marco, dopo questi festival andrai anche tu in vacanza o tornerai al lavoro con altri progetti futuri? Ma guarda, per me la vacanza è sempre rimane la casa, perché sempre sballottati da un paese all'altro, da una città all'altra e ad oggi da una nazione all'altra, devo dire che rimane la casa per me è la vacanza che mi aspetto di più, cioè comunque che mi dà più gioia. Non farò delle cose brando, ho già iniziato a fare tutti i miei viaggi, sì. In posti che non avevo ancora visto, quindi ho già iniziato da gennaio, avendo questo anno diciamo più o meno libero, e quindi questo sarà una vacanza. Passerai una cosa specifica. Non vado al mare, queste cose. Starai insieme alla tua famiglia e ai tuoi amici? Che non hai mai tempo sicuramente di vedere. No, il problema è che loro sono tutti vacanti. Loro sono partiti. Loro ad agosto vanno in vacanza. Marco. Meglio che riparto. Meglio. Sicuramente andrò dai miei, magari farò delle cose più piccole, non, però non. Quelli che non riesci a fare quasi mai, niente, Marco, allora grazie veramente di cuore e noi ci vediamo al Zelt Festival a Bochum il 29 agosto. Ricordiamo per chi non abbia ancora acquistato il biglietto che si affretti a prenderlo, perché vogliamo vedere tantissimi italiani lì. Io mi ricordo dal 15 dicembre al Live Music Hall Colonia, sì. C'era un pubblico pazzesco. Non vedo l'ora di ritornare. Sì, no. Saremo tutti lì di nuovo per te, Marco. Grazie. Sei veramente un grande, te lo meriti. Che dirti, Marco? Buona vacanza a casa e riposati. Grazie. E a presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie. A prestissimo. Ciao. Un bacio anche a te. Ciao, Marco. Ciao.